Allora, la poesia di oggi è, come dicevo, di Pablo Neruda. È una poesia interessante, si intitola Siamo molti, ma apre una prospettiva diversa da quella che ci dà Walt Whitman nella sua Mi contraddico, sì, mi contraddico, siamo moltitudini. Ci dà una prospettiva che è molto aderente al modo di funzionare della nostra mente. La poesia dice così: di tanti uomini che sono, che siamo, non posso trovare nessuno. Mi si perdono sotto il vestito, sono andati in altre città. Quando tutto è preparato per mostrarmi intelligente, lo sciocco che porto nascosto prende la parola nella mia bocca. Altre volte mi addormento in mezzo alla società distinta e quando cerco in me il coraggioso, un codardo che non conosco corre a prendere col mio scheletro mille deliziose precauzioni. Quando arde una casa stimata, invece del pompiere che chiamo, si precipita l'incendiario e quello sono io. Non ho misura. Che devo fare per distinguermi? Come posso riabilitarmi? Tutti i libri che leggo celebrano eroi fulgenti, sempre sicuri di se stessi. Muoio di invidia per loro e nei film di venti e pallottole resto ad invidiare il cavaliere, a ammirare il cavallo. Ma quando richiedo l'intrepido mi esce il vecchio pigrone, così non so mai chi io sia, non so quanti sono o saremo. Mi piacerebbe suonare un campanello e tirar fuori il me vero. Perché se ho bisogno di me, non devo scomparirmi. Mentre scrivo sono assente e quando torno sono già partito. Vediamo se all'altra gente succede quanto a me succede, se sono tanti come sono io, se assomigliano a se stessi e quando l'avrò stabilito apprenderò così bene le cose che per spiegare i miei problemi vi parlerò di geografia. Poesia interessantissima perché mette a fuoco un elemento che spesso ci, diciamo, fa disperare, che è il fatto che la nostra mente funziona per contrapposizione. Quindi, nel momento in cui appunto vorremmo tirar fuori il coraggioso, ci viene fuori il codardo, nel momento in cui vorremmo spengere l'incendio, ci viene fuori il piromane e così via. E questo è espresso nello stato mentale del dubbio, che è uno degli impedimenti, uno dei cinque impedimenti della consapevolezza. È molto interessante che nel finale della poesia lui parla di geografia. Perché è interessante? Perché in effetti, per mettere insieme così tanta multiforme varietà di noi, abbiamo bisogno di prendere un po' di distanza e di guardare con questa distanza ad ogni parte di noi. E adesso basta spiegoni e meditiamo. Portiamo l'attenzione all'interno. E come prima cosa dedichiamo cura alla posizione del corpo. Una posizione che sia confortevole e dignitosa. La schiena eretta ma non rigida.
Mettiamo la nostra colonna vertebrale in modo che ci offra la possibilità di regolare la nostra attenzione. Un'attenzione che anch'essa deve essere stabile, ma non rigida. E poi qualunque sia la posizione che abbiamo scelto, onoriamola con l'immobilità. E poiché siamo molti, immediatamente o dopo poco verranno molte ragioni per perdere l'immobilità. Molte ragioni per perdere l'immobilità fisica, molte ragioni per osservare l'inquietudine mentale e il vagare della mente. Entrambe ci spingono all'azione. Possono farci credere che dovremmo fare qualcos'altro invece che star qui immobili, senza fare niente. E allora noi possiamo fare la pratica di Ulisse, ancorarci al respiro come lui si legò all'albero maestro. E poi fare la pratica della geografia. Guardare al nostro panorama interno con una distanza affettuosa. Una distanza che ci permetta di riconoscere i nostri movimenti interiori con gentilezza e precisione.
Così ogni volta che sorge l'irrequietezza, o che siamo attraversati dal dubbio, possiamo ancorarci al respiro e guardare con attenzione affettuosa quello che abbiamo di fronte dentro di noi. E se il nostro mondo interno è particolarmente movimentato e ancorarsi al respiro sembra non essere sufficiente, allora troviamo una parola che definisca l'esperienza interna. Una sola. Come un battesimo ci permetta di stare. Perché quando diamo nome facciamo un'operazione più intima e profonda. Accettiamo e riconosciamo le cose così come sono. Così in questa immobilità consideriamo il nostro vagare, la nostra irrequietezza,
i nostri dubbi. Come passi per trovare la quiete. Non sono ostacoli, ma pietre su cui poggiare il piede per attraversare il fiume. Per arrivare all'altra sponda. Poi negli ultimi minuti di pratica concludiamo con delle frasi di gentilezza amorevole che possiamo accompagnare con un gesto che io possa accogliere la mia parte coraggiosa e quella spaventata, che io possa accogliere l'incendiaria. Il pompiere, che io possa essere capace di riconoscere il mio diritto ad aprire e chiudere. Che io possa diventare esperta nella geografia di casa.